Ciao, quindi prendi. Ciao a tutti. Dunque, la scorsa settimana sono stato al mercato del Balloon, che è un mercato popolare di Torino, storico, famosissimo. Ci si trovano eventualmente anche vecchi giocattoli e una bancarella aveva questi tre. Letteralmente, a quanto ho capito, il venditore non vedeva l'ora di disfarsene. Non Esatto. sembrano essere personaggi che anche all'epoca i bambini avessero desiderato più di tanto. Sono tre illustri sconosciuti. Esatto. Sarebbe una bugia raccontarvi che li stavamo cercando, però li vedi su una bancarella a poco e fondamentalmente sai che potresti giocarci, quindi eccoli Esatto. qui e ora li apriremo insieme. Sono chiaramente dell'epoca X-Men prodotti dalla Toy Biz, distribuiti da noi da Taiko, ma sono prodotti dalla Toy Biz. Certo, 1994 era quel periodo in cui Toy Biz, presa bene dal successo di suoi X-Men, iniziò a produrre qualunque personaggio fosse mai comparso in una Esatto. tavola della Marvel. Di questi qua forse lui è l'unico che ogni tanto nei fumetti si è intravisto con le cose orribili disegnate da Rob Liefeld. Esatto, per chi non lo conoscesse, è una persona assolutamente priva di talento. Esatto. E questi due invece non c'è speranza. Questi Non proprio. ho personaggi mai visti, in realtà, adesso cadranno tutti, ma Guarda. vedremo che non sono nemmeno fotografati dietro la confezione. Lì sì, penso che Ah, sia qui perché li lui hanno c'è, sì. riediti più volte, quindi. Sì, ma perché questo forse è un po' più vecchiotto degli altri due? Questi qui, fammi Quelli vedere. hanno il copyright del 94, 93, esatto, questa è la serie prima. Qua non ci sono, ma secondo me saranno, cioè, hanno messo gente come Acab, Eh sì, Longshot, quindi prendevano prima o manciate a poi caso e li è mettevano, cioè uscito anche sono lui dietro qualcuno fotografato. possibile. Sono. Chi usciva, usciva. Tanto chi è che conosce Strong Guy? Fondamentalmente che nel mondo dei Chu. fumetti bisogna riempire le pagine di pubblicazioni mensili, tante pubblicazioni mensili, quindi Sì. qualunque idiozia venga in mente a qualunque fumettista prima o poi Prima o viene poi veniva pubblicata. pubblicata. Non Questa, ah, c'è. guarda, 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 c'è Shatterstar 2, che in realtà come Ecco. scultura è un po' più figo di quello Sì. che abbiamo in mano. Sì. Sembra un po' più dinamico di quando si Sì, erano. ma Detto alcuni tipi, ad questo. esempio, mi piacerebbe questo a me. Se lo trovassi, ho detto a me. Comunque, Sì. Krull. Ah, Ah, carino questo è Krull. quella, la funzione bellissima perché il codino e i teschi li infili sul codino e lo puoi indossare come un braccialetto. Non sto scherzando. Wow! Hanno Allora. pensato veramente a tutto. Esatto, quello ce l'abbiamo, Cable quei 3 tre ce don lì. l'abbiamo, è carino, carino, anche Grizzly. Sì, Questi erano più Cable divertenti, insomma. 2 lo abbiamo. Non male. Abbiamo Pyro, che è una funzioncina molto divertente. Sì. Insomma, sarebbero stati più carini questi, ma non c'erano sulla bancarella. Qui sotto li conosciamo i più famosi. Lui Invece, ce Trevor l'abbiamo, lui ce Fitzroy, per l'abbiamo. noi una vecchia memoria. Che non ce l'abbiamo più. Non più. Lo comprammo, beh, più o meno quando uscivano questi giocattolini qui, Sì. sarà stato il 95. Io faccio le superiori, giù di. Va bene. Ok, Siamo qua per giocarci. sì, aprirli. Da chi iniziamo? Da quello che ho in mano, Da giusto quello che vuoi. perché. Ah, mi è venuto in mente una cosa. L'unica cosa è che notavo, si nota ancora l'influenza dei superpowers. Il blister comunque con la carta Sì. d'identità del personaggio. Sul davanti c'è il logo del fumetto, vabbè, ma il disegno qua, lui è chiaramente ancora Eh sì, ispirato ai questa linea superpowers. era una rede dei Marvel Super Heroes che erano usciti insieme ai, o subito Subito dopo, dopo i i DC DC Super Comics Heroes. Super Heroes, che erano i tarocchi di Superpowers, Esatto. fondamentalmente prodotti da Toy Biz. Va Quindi bene. siamo lì. Ok, caso di aprirli, no, iniziamo da lui, che è il Ok. più Noi siamo adulti, sfigatino. possiamo usare un coltellino. Se dovete aprire voi i giocattoli, fatevi aiutare da papà e mamma se siete bambini. Se siete Esatto. vecchi come noi, non dovreste aprire i giocattoli, dovreste aprirli per i vostri figli. Esatto. Allora, faccio così. È un blister prezioso, non lo vogliamo rovinare. Naturalmente stiamo scherzando, sono Sì, sì, giocattoli sì. che non hanno un valore economico, d'accordo? Sono Certo. vecchi, ma non sono richiesti, Quello. quindi costano pochissimo. Questa abitudine di aprirli con cura ce l'abbiamo da bambini. I blister di quasi tutti i pupazzi che abbiamo aperto ancora quando eravamo ragazzini li abbiamo. Li conserviamo ancora da qualche parte. E in realtà quella che ho in mano adesso mi sembra di no. Gli altri due, però, dietro la confezione hanno una carta d'identità del Ok. personaggio Sì, che è un motivo ma per allora, conservarla. anche questo ha due righe scritte. C'è scritto che è l'X-Men che viene dal futuro, Vabbè, ovviamente perché è Liefeld, come tutti quelli delle grandi ed è stato modificato geneticamente per avere i riflessi superattivi. film. Wow, è un'idea brillante!
Mi chiedo perché non sia un No, aspetta, personaggio così aspetta, aspetta, perché il popolare. pezzo forte è che? No, niente, ok, lo confondevo. Non pensavo che anche lui avesse il passato misterioso, E come me. infatti, no, perché scopriremo che più o meno il 90% dei pupazzetti fotografati dietro a quella confezione hanno un passato misterioso. Esatto, del presente un po' tutto sa, ma non si ricorda più nulla di Nel se suo stesso. triste passato. Del presente Ehi, un po' tutto sa, come il sapientino. campione. Dei campioni tre, Mike. Allora, vediamo se riusciamo a fare i pugni alle spadine che hanno dipinto, guardate. Sì, Tutta esatto, hanno la dipinta. forma più stupida del mondo. Come C'è quasi una tutte le trave. spade di questi personaggi qui, Sì, nei sì, fumetti e sì. nei videogiochi disegnano spade che sono concepite da persone che non hanno una minima idea della fisica e di come Sì, no. potrebbe essere manovrare quegli oggetti. Allora, in teoria gliele dovresti mettere in mano, Sì, e poi muovendo il booster, girando il busto, immagino. vanno, e poi dovrebbe avere anche le braccia a molla, credo, che se la tiri tutta, no? Sì. Sì. Se noi teniamo sulle braccia lui dà le botte con le sue spadine, vediamo se riusciamo a fare. Solo che non vorrei. Va bene, Ah, è rovinare entrata. il colore. Non vorrei portare via il colore. Ok, va bene Ah, così. sono entrati. Se giri il busto muovi qualcosa? Secondo me il busto non è. Sì o Vediamo un no? po', riproviamo, non ho capito. No, questo sono io che l'ho fatto. Il busto Niente, non è è neanche a molla, è. solo che si muove. Però ha fatto uno scatto. Non si capisce. È Toy Biz, non era. Non è mai stata il forte suo meccanica. Non si capisce se il busto dovrebbe avere. Lo stesso problema ce l'aveva il vecchio Wolverine di questa Sì. linea. Aveva questa scanalatura qua dietro, era indicato che tu dovessi muovere il busto utilizzando il dito, però non c'era una molla, faceva uno scattino, ma non dava una Sì. botta. Sicuramente funziona quella delle mani. Ecco il nostro. Come si chiama questo signore? Shatterstar, Shatterstar, Shatterstar. Eccolo qui. È una bruttissimo, scusa stella il senso, sciatta. è proprio bruttissimo il Eccolo qua, design, con sti sì. capelli Erano fatti, non posso dire, parolacce. come quasi tutti i personaggi di queste testate, assolutamente privo di un'idea di design. Erano tutti quanti collage dei soliti tre o quattro elementi presi a destra e a sinistra Sta senza un roba attorno criterio. alla testa e i capelli che escono E sopra. un croissant qui davanti. Vediamo chiaramente. Ricordiamo tutti il suo Ma urlo di come? Sono battaglia. due Ce travi, l'ho non qui la sono. brioche. Sono due travi, non sono lame quelle delle Sì, spade, vedi? Sono due travi, non taglieranno mai sono niente, gli trate. arrastrerete. Ce l'ho qui la brioche. È vero, Ok. ce l'ho io la brioche. Allora, va Shatterstar. bene, tolgo Però ci si questo. gioca in realtà, è divertente. Insomma, sono giocattolini plasticosi, ne abbiamo un bel po' di Io questi vecchi Toy apro Biz. Perfetto. questo affare qui che si chiama Kilun. Vedete che ha questa pettinatura che andava alla grande alla Marvel un Sì. tempo. Erano pettinati Sì, tutti così. era bella. Avevo visto un'intervista a John Romita che spiegava come mai Capitan America e tutti i supereroi del tempo avevano il risvolto sugli stivali alla Marvel. Ah. Era perché Jim Steranko girava veramente con gli stivali così e aveva iniziato a metterli a tutti i supereroi. È bellissimo come storia, Sì. raccontato da leggende del fumetto, Da John quelli che lavoravano Romita. con Jim Steranko. Esatto, John Quindi Romita è la leggenda dei fumetti è di buffo perché Spider-Man. noi pensiamo a chissà quali ispirazioni creative. In realtà erano colleghi che passavano le giornate insieme nello stesso Esatto. studio e quindi per loro è un ricordo di lavoro. Ops. Ok, Mi questo è un basta. pezzetto di È plastica. Ecco, buffo, mi fa sorridere come cosa. Questa ah, va vale la bene. pena, è vero. C'è stato un periodo in cui si trovavano queste card. Ecco qui abbiamo una carta insieme. Boomer. E quando non esisteva ancora la parola boomer, come la si intende adesso, tra l'altro. Ah, ecco qui. Va bene, allora, io Vediamo la qua tiro dietro il fuori. disegno del personaggio, che di nuovo ricorda un tantinello un sacco di altri personaggi delle stesse testate. E c'era anche la sua carta d'identità, ma di nuovo nessuno si ricorderà di lui, poveretto. Va bene, allora abbiamo Kilun, gli metto le spadine in mano. Una, non sono dipinte, quindi non ho paura. Ah, c'è un pezzettino di scotch attorno in vita, Kilun. Sì, per tenere fermo il Un suo perizoma. bonnellino. Quindi togliamo lo scotches. Tre scotches, grazie. Ah, aspetta, quello che è caduto prima forse era un altro pezzo di gonnellino possibile? No, no, ce li ho tutti e due qua. Ah, ok. No, era quello che tiene il rinforzo che gli tiene Lo so che incancellati. probabilmente questo tipo di indumento non si chiama gonnellino, è un nome suo, ma noi non. Comunque, questo non riesco a incastrarglielo, c'è il gonnellino così. E allora, siamo, come dicevamo prima, alla Toy Biz, quindi
aveva le migliori intenzioni e È la quantità sopra la qualità, sì. questa è la motto della Quindi franchigia. incastrare questo accessorio Va a sapere quale va davanti e quale va dietro. non credo che riusciremo adesso a me. No, Vabbè, infatti. abbiamo capito comunque. Aveva il gonnellino davanti con Tra Romano, l'altro, c'ha due indossandolo non potremmo spade. più muovergli le gambette. E poi devi stringergli le gambe perché c'è una funzione lui. Lui ha una funzione molto simile a quella di Super Gira il Powers, quindi. busto. Ma dai. Ah, fa parte della mossa girare il busto. Vediamo se riusciamo a fargliela. Sta cercando di girare il busto di lato e muovere un braccio Ah, in su e uno in ok. giù. Sarebbe una bella mossa. Sarebbe una bella mossa, peccato che non è che funzioni proprio. Alla grande, può essere sì, magari questo 20 anni fa funzionava. Possibile, per carità, ha 28 anni questo Cioè, giocattolino. ci sta che dentro si sia arrugginita una molla, ok. Ha 28 anni questo giocattolino. Ma questa è una bella funzione, mi piace. Comunque l'idea è che strizzando le gambe lui muove il busto e le braccia con le spadine in basso, E in alto non e in solo, basso. le spadine io le puoi togliere e mettere E le nei mettiamo nelle fondini. fondine là dietro. Riusciamo adesso a tirarla fuori dalla manina. Ok, non è venuta. Sì, eccola lì. Voilà. No, carino, per essere quello che è. Io non Kilun. so quanti bambini volessero Kilun, però in realtà il Penso. giocattolo non è terribile. La No, il Natale è scultura anche scolpito molto meglio dell'altro, è che il meglio faccino che dell'altro, ha è fa ben più schifo curato. perché è comunque sproporzionatissimo, Ah, però il corpo sì, il faccino è identico all'illustrazione che ha sulla confezione. sì, però c'ha le gambe evidentemente troppo lunghe, la Sì, testa no, troppo no, piccola. è sproporzionato, è meglio dell'altro però. Kilun. Poi insomma, il giocattolino già più carino dell'altro, però tutti e due hanno la funzioncina, si picchiano, Sì, colorati, sì, sì, sì. insomma, ci giochi tranquillo, ti ci diverti. Hola, tocca a te. Tocca a me. Allora, visto che è un video dedicato al balloon, ci scappa l'espressione in piemontese. In realtà è un mercato storico proprio qua di Torino, si tiene la seconda domenica di ogni mese ed è una sorta di mercato delle pulci gigantesco, molto molto grande. Diciamo che se capitate a Torino, secondo me vale la pena farci un giro. Attenti a non tenere il portafoglio troppo esposto, però è un mercato che vale la pena guardare. C'è di tutto, anche di antiquariato, vecchiume vario, veramente tantissime cose. E ci sono anche ogni tanto delle bancarelle che si dedicano proprio ai giocattoli. Insomma, vale la pena. Qui. Ok, questo è l'ultimo che vediamo, perché è l'ultimo che ci rimane da aprire. Qui abbiamo di nuovo una carta. Altro personaggio femminile, Magma. Molto bene, abbiamo anche un invito esclusivo, guardate qua. Exclusive Marvel T-shirt offer. Per avere una maglietta esclusiva della Marvel. Non credo che ce la daranno ancora. Qui di nuovo abbiamo una carta d'identità del personaggio, un'illustrazione. E vale di nuovo che il character design è qualcosa di abominevole. Ok, Non lo più brutto dell'altro. beh, ma sono quelle cose completamente prive di fantasia. Ok, lui ha una funzioncina che mi piace. Se riusciamo a capire come si attiva, aspetta, come Solo su via. tirando sul braccio e lasciando andare, Perfetto, dice. ok. Allora, lui ha due asce. Perché si chiama Extreme. X X per sarebbe l'ascia in inglese. un X-Men, quindi c'è la X di X-Men, Sì, insomma. esatto. Vediamo se riusciamo. Lui dovrebbe sparare via le sue asce. Beh, una è andata, l'altra è incastrata un po' dura in mano. Dovrebbe avere una presa più lenta per. E E anche lui c'ha le fondine. anche lui ha le fondine qua dietro. Quindi, insomma, ne sa, sì, più o meno funziona la lascia qui. Posso anche Sì, immaginare che sì, sì. da una confezione all'altra cambiasse Sì, leggermente. soprattutto è un accessorio dipinto, capite? La vernice più spessa, più Sì, sottile. eccolo qua. Beh, le articolazioni sono più o meno sempre le stesse per tutti, quelle che avevano. Lui non muove la testa. È come Apocalisse Terzo, che così ogni tanto ne capitava Sì, uno così. Credo sembra tutto, vabbè, c'è che un sia per i mostro. capelli.
questi capelli così voluminosi, hanno detto, vabbè, faccio anche fare un tutt'uno con il corpo. Ecco il nostro Allora, terzo dei tre, personaggino. Shatterstar è decisamente quello scolpito peggio. Lui Allora. ha un carattere design udibile, però mi sa che come scultura è quello più riuscito. Sì, è quello con le proporzioni migliori. Questo invece, quello che ho in mano, si vede che è della serie precedente perché ha il tipo di disproporzioni che era più comune nella prima serie di Marvel Super Sì. Heroes. Anche Mr. Fantastic. Ma poi la testa vista di profilo è troppo rientrata Sì, in sì, erano un dentro, po' così. è un disastro. Questo è una via di mezzo, la testolina è riuscita meglio come scultura, il corpo è tutto sproporzionato, è più controllato del suo. Già lui in realtà sono tutti molto molto meglio come Sì. come complessità, come scultura, molto meglio dei primi Marvel su. supereroi DC E della ho sicuro, TV il fatto stesso che i giunti sono tagliati in modo da funzionare, quelli Sì. là ti restavano in mano. Quindi, e sono anche belli colorati. Non si percepisce più che tanto la mancanza di colore guardandoli. E ognuno ha la sua funzioncina, era una linea di giocattoli divertente e incredibile quanti personaggi diversi e con corpi diversi, stampi diversi abbiano Ma realizzato in letteralmente questa serie. centinaia, direi, Un'infinità, non sono so quanti, ma infiniti. tantissimi. Allora, il video è durato un pochino, ma abbiamo pensato di aprirli insieme a voi, tra virgolette. Li Esattamente. abbiamo presi per aprirli, per giocarci un po', finiranno nella cesta insieme agli altri supereroi Sì. Marvel Toy Biz che abbiamo. Saranno in buona compagnia. Di nuovo, se il video vi è piaciuto potete cliccare su mi piace, se capitate a Torino fate un salto al Balloon la seconda domenica del mese, vale la pena. Pensavo dicesse se è capitato a Torino ho fatto un salto a casa nostra. Quello non posso, Scusate. non, sarebbe complicato. E invece se volete vedere altri video dedicati ai giocattoli, tantissimi dedicati ai giocattoli del passato, li trovate cliccando sul bollino blu Librandi e iscrivendovi al nostro canale. Ciao! Ciao a tutti!